Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video dall'angolo del rosso nero. Allora, come state? Spero bene, è un po' che manco, sono circa 5-6 giorni, forse era il giorno dopo di Milan Real Madrid. Non è successo niente di che per quanto riguarda il calciomercato, quindi è per quello che sono un pochettino sparito. Aspettavo notizie. Sono 3-4 giorni che in serata si chiude per Emerson Royal, non si sa ancora niente e quindi niente ragazzi. Tra l'altro è arrivata una novità su Emerson Royal che si è inserito il Manchester United come ha fatto per Zirkzee. Quindi, vabbè, ok. E lasciamo perdere quella cosa lì che se no mi chiudono il canale. Comunque, spero che state bene. Comunque ho visto che continuavate a guardarmi, comunque ho preso anche un po' di iscrizioni, sono contentissimo, grazie mille davvero sempre per tutto il vostro supporto, grazie mille per tutto quello che state facendo per me. Mi raccomando, condividete, iscrivete, fate tutto quello che potete per supportare e supportare il mio canale. Mi raccomando. Allora, ragazzi, se il primo è una coincidenza, il secondo può essere un indizio, il terzo è una prova. Il nostro Milan è veramente cambiato. Il nostro Milan è veramente cambiato. Chiudiamo la tournée americana con 3 vittorie su 3. Vabbè, stanotte è arrivata la vittoria ai rigori, però, ragazzi, è un'altra squadra. È un'altra squadra, è un altro Milan, è un altro gioco. È tutta un'altra cosa, ragazzi. È veramente tutta un'altra cosa. Io sono veramente, veramente contento. Perché, ripeto, forse l'ho detto in un altro video, il primo a essere sciattico ero io, perché non mi diceva niente Fonseca come nome. Sono stato contento, sono stato contentissimo di essere stato smentito e siamo belli ragazzi, siamo veramente belli. 2-2 col Barcellona, l'unica diciamo, rimpianto che possiamo avere è che vincevamo 2-0, ci siamo fatti rimontare, però ragazzi ci siamo fatti rimontare. Adesso non voglio essere cattivo, perché ci mancherebbe. È ancora calcio d'agosto. Ricordiamo i pinguini dell'altra squadra di Milano che è ancora calcio d'agosto, eh? Ancora, perché mentre noi giochiamo con il Manchester City, Real Madrid e Barcellona, gli altri, però è calcio d'agosto, gli altri giocano con il Pizzinghettone, la Nazionale Cantanti e il Pisa. Però quella lì è una grande squadra, quella lì. Quando noi vinciamo contro quelle squadre è calcio d'agosto. Quando loro vincono o pareggiano col Pisa, che cuore, va bene così. Lasciamo perdere. E ripeto, è calcio d'agosto. Però ragazzi, è una bellissima squadra. L'unica cosa, stavo dicendo, l'unica pecca è che stavamo vincendo 2-0. Ci siamo fatti rimontare 2-2. Però ragazzi, Malik Chau è assolutamente da dare via. Proprio da dirgli ciao. È proprio da dirgli ciao, veramente, perché non basta, non se ne può più veramente di Malik Chau. Con tutto il rispetto parlando, però basta. Non, caso strano, l'unica partita che ha giocato Gabbia con Tomori, abbiamo vinto 1-0 con Real Madrid. Però ieri sera, ragazzi, i due gol sono stati palesemente colpa di Chau, completamente fuori posizione. Tomori non sapeva dove andare, non sapeva dove muoversi. Ieri Chau, veramente pessimo. Dobbiamo sistemare la difesa più che altro. Per far entrare Pavlovic negli schemi. Però io sono convinto che Tomovic e Tomori e Pavlovic insieme faranno una coppia incredibile. O comunque Gabbia Tomori o comunque Gabbia Pavlovic. Perché Gabbia comunque, ricordiamoci che sarebbe la nostra terza scelta perché ovviamente il primo è Tomori, il secondo è Pavlovic. Sicuramente saranno loro i titolari. Però comunque anche Gabbia ne giocherà tantissime da titolare perché abbiamo tante partite e tante competizioni. Quindi sicuramente giocherà anche Gabbia a titolare un po' di partite. Però Chau, ragazzi, deve andare assolutamente via. Deve andare assolutamente via. Non, basta, basta. No, deve essere fuori dal progetto Milan. Il Milan gli ha detto no a Newcastle 40 milioni. Però, ragazzi, gli ha offerto 25, massimo 30. Ma ce lo porto io in spalletta. Ce lo porto io in spalletta. E comunque nel complesso, bellissimo Milan anche ieri sera. E abbiamo già il portiere in casa, non andiamo a cercarcelo il secondo, visto che Sportiello comunque rimarrà fuori 2 o 3 mesi. E Torriani, ragazzi, Torriani è un mostro in porta, è fortissimo, al di là che ha parato anche 2 rigori, ma è veramente forte, ragazzi. Secondo me dovremmo farlo tipo rischiare come Donnarumma, che Donnarumma è esordito con Mihajlovic a 17 anni o 16 anni e poi da lì non si è più mosso. Bisogna rischiare anche con Torriani, è chiaro che comunque Maignan non si tocca, è ovvio. Però, ed è anche però un peccato fargli fare panchina a quel portiere lì, quello è vero. Però, sinceramente,
se posso dire la mia, per quanto possa capirne di calcio, bisognerebbe tenerlo un portiere così, perché a fianco a Mignon impara tantissimo, impara veramente tanto. E al di là di quello, comunque ieri, finalmente, per la grazia di Dio, qualcuno mi ha ascoltato e non quel coso che avevamo prima in panchina. Chukwueze a destra, Pulisic dietro la punta, Leao a sinistra e l'unica punta centrale, che ieri sera era Jovic. Morata, con Morata ci divertiamo. Quei tre devono giocare insieme. Hanno fatto una partita strepitosa. Hanno fatto una partita strepitosa. In mezzo al campo, Loftus-Cheek e Renders. O se arriverà Loftus-Cheek, Fofana. O se arriverà Rabiot, Loftus-Cheek, Rabiot. Però, ragazzi, i nostri tre là davanti devono giocare così. Fonseca l'ha capito. Saelemaekers ieri l'ha voluto provare terzino destro. Non è andata proprio bene bene, almeno dalla sintesi che ho visto. Perché ho visto una sintesi di 9 minuti. Ovviamente andando a lavorare l'una e mezza di notte non potevo vedermela. Però aveva già provato anche Pioli, Saelemaekers, forse nella partita di Coppa Italia, se non ricordo male, mi sembra. Quindi non è nuovo in quel ruolo lì, però col Barcellona è un conto, magari col Monza, altro che Berlusconi, giocherà sicuramente Calabria, però col Monza o col Como o con un'altra, tra virgolette, piccola, tra virgolette, perché ormai piccole in Serie A non ce ne sono più, si potrebbe anche provare nel caso Calabria fosse squalificato, anche se comunque c'è Kalulu e dovrebbe arrivarti anche Emerson Royal. Quindi ieri sera è stato proprio un esperimento proprio, anche perché Florenzi è fuori praticamente, stagione praticamente finita, 7 mesi, quindi è dura che recuperi. Però bella, bella squadra. Il primo gol bellissimo. Grande cavalcata di Musa, ragazzi. Musa anche lì, Musa, centrocampista centrale. Perché lo metteva sulla fascia? Non si sa. Ok, c'è una bella cavalcata, ma non sa dribblare. Mentre se corre comunque in mezzo al campo, come ha fatto ieri nell'azione del gol, è un'altra cosa. Quindi Musa anche lì in mezzo al campo va benissimo. Grande partita anche di Musa. Quindi, dicevo, l'azione del primo gol è stata bellissima, perché poi cross in mezzo, bello tagliato, Jovic lì a appoggiarla, stupenda, stupenda. Il secondo gol bellissimo di Pulisic, bellissimo taglio di Leao per Pulisic, Pulisic praticamente nessuno se l'aspettava, una bomba sotto la traversa, stupendo anche il gol di Pulisic. E poi vabbè, loro c'hanno un signor Robert Lewandowski che se non ci stai dietro, ragazzi, è ovvio che poi ti punisce, ne ha fatti due. Ha fatto tra l'altro, Torriani ha fatto una parata su un colpo di testa allucinante a proposito. Quindi, cioè, va bene, chiudiamo 3 su 3 come score. L'anno scorso non abbiamo vinto neanche una, l'abbiamo persa forse due nei 90 minuti e una nei rigori, mi sembra. E va benissimo così, ragazzi, assolutamente. Nessuna esaltazione, assolutamente. Però, se comunque cominciamo così, se il buongiorno si vede al mattino, ci possiamo divertire. Non dico che vinciamo lo scudetto, però ci siamo anche noi come anti-Inter, non solo la Juventus e il Napoli, anche noi ci siamo come anti-Inter. Io questo lo voglio dire adesso. Lo voglio dire adesso, mercoledì 7 agosto alle 17:55. Anche noi siamo un anti-Inter, secondo me. Poi, ragazzi, per carità, è bello sognare, è bello illudersi, è bello esaltarsi, è bello tutto quello che vuoi. Ma ripeto, questo è un altro Milan. Con un altro allenatore, un'aria nuova completamente, li sa far giocare, ragazzi. Diamogli il tempo, lasciamolo lavorare. Lasciamolo lavorare perché è in grado di fare qualunque cosa adesso. Quindi aspettiamo. Ovviamente è lunga, ci sono infortuni, possono esserci momenti no, momenti grigi, momenti di crisi, quello che volete. Però ce l'hanno anche le altre. Ce l'hanno anche le altre. Quindi testa e mi raccomando. Sempre in campana con gli allenamenti, stiamo attenti, infortuni, eccetera, perché comunque quest'anno secondo me ci possiamo anche divertire, assolutamente. E per quanto riguarda il calciomercato, ragazzi, c'è ancora poco da dire, purtroppo è sempre fermo Fofana, è sempre fermo Samardzic, Emerson Royal, ripeto, sono 3 giorni che in serata dovrebbe chiudersi, non si chiude. Appena dovesse arrivare la notizia, comunque farò anche uno short qua su YouTube, assolutamente, ci mancherebbe altro. Piccola parentesi, poi chiudo quel video. Ho intenzione di cominciare un altro gameplay, ragazzi, e vi riporto nel passato. Vi riporto nel passato. Non vi dico, non vi svelo che cos'è, però, ragazzi, poi lo vedrete. Vi riporto nel passato. Non dico Play 1, perché poi è uscito una remastered sia per Play 3 che per Play 4. Io ho la versione da Play 4. Vi riporto nel passato e
E giocheremo insieme un horror che, vabbè, io praticamente lo so a memoria. Però vi voglio riportare nel passato. Poi lo starete a vedere e spero che mi seguiate in tanti. Va bene, ragazzi, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccione. Ci vediamo presto al prossimo video. Da Gabri, l'angolo del rosso nero, è tutto. E ci vediamo alla prossima. Bella!